Il Natale si sta avvicinando, che cosa potrei mettermi per Natale e Capodanno? Oggi andiamo a esplorare alcune opzioni per dei look natalizi e festivi. Non saranno dei look classici, i miei outfit sono sempre un po' particolari, perché a me piace vestirmi così, è un po' il mio stile, ma cercherò di mantenerlo natalizio. Cosa vuol dire? Che utilizzerò i tipici colori di Natale, che sono il rosso, naturalmente. Il verde è un altro colore tipico del Natale, l'oro, l'argento, tutto ciò che luccica e il nero. E poi appunto introdurrò alcuni colori un po' meno natalizi come l'azzurro, il bianco e anche il marrone. In realtà lo scopo di questo video, più di farvi vedere gli outfit, è quello di creare un'atmosfera natalizia un po' vintage, un po' nostalgica, con la musica, con le immagini. Quindi spero di riuscirci, non so come sarà il risultato finale del video, spero che ve lo godiate. Saranno quindi 10 outfit natalizi e 5 per il Capodanno. Io sono Stefania, il mio canale si chiama Io sono Acqua e parlo di moda sostenibile, vestiti usati e stile personale. E adesso iniziamo subito con il lookbook delle feste. Da una combinazione di colori classica, e cioè il rosso ed il verde. Questo outfit è totalmente natalizio, potrei quasi mimetizzarmi con la tovaglia di Natale o addirittura l'albero. Ma va bene così per iniziare, se vogliamo veramente incarnare lo spirito natalizio. In questo look uso una gonna verde pino di velluto, un tessuto tipicamente festivo, con fiori ricamati sul fondo che abbino a una camicia vintage rosso fiamma a doppio colletto. Per richiamare i colori dei pezzi principali uso il rosso anche per gli stivali e la cintura e il verde per i collant. Secondo outfit indosso ancora la gonna di velluto verde che abbino invece a un body blu scuro cosparso di brillantini decisamente evidenti. Dato che il velluto è un tessuto tipico di questo periodo, ho deciso di riprenderlo sia nella parte sotto che quella sopra. E per aggiungere un tocco caldo introduco i collant bordeaux e la collana macramé rosso scuro. Per completare il tutto uso elementi blu come le scarpe e la borsa. Del terzo look è sicuramente il vestito rosso scuro damascato senza maniche con una vita imperiale e una gonna lunga fino ai piedi. Lo abbino in questo caso a un top di pizzo nero, altro tessuto tipico delle feste, scarpe con il tacco nere, borsa baguette nera ed elementi rossi come i collant e gli orecchini. Rosso ritorna protagonista anche in questo look, ma in versione più classica, abbinato a una camicia bianca a collo alto e a degli scarponcini rossi e bordeaux. Per ricordare il clima natalizio, o meglio di San Nicola, molto celebrato qui in Olanda, indosso un paio di orecchini a croce con perle bianche e rifinisco il look con una borsa bordeaux. Un vero e proprio maglione natalizio, questo maglioncino in bianco e nero in stile Fair Isle è la mia versione personale che abbino a una gonnellina di ecopelle rossa ed elementi neri come la borsa, gli stivali e i collant. Per rifinire il look aggiungo un paio di orecchini luccicanti rossi. Un look semplice per un Natale comodo e non troppo impegnativo. Per
leggermente il look con il maglioncino natalizio, lo abbino qui a una gonna in bianco e nero con stampa ottica ed elementi bianchi e rossi. Qui l'elemento inaspettatamente festivo è la borsa rossa di lana con manico in bambù, la cui stampa ricorda una fantasia natalizia. Ecco qui una reinterpretazione del tema natalizio con la palette di colori verde, bordeaux e nero. Per l'occasione utilizzo il maglione nero vintage trovato recentemente con fili argentati abbinato a una gonna vintage folclorica verde a fiori bordeaux e dettagli neri e bianchi. Rifinisco il look con altri elementi neri e bordeaux. Questo look dove riutilizzo il versatile maglione nero che indosso dalla parte opposta rispetto all'outfit precedente. Il maglione può essere indossato indifferentemente da entrambe le parti e sembra quasi un maglione diverso. Lo abbino ad un paio di jeans anni 80 bianchi, a scarpe nere con il tacco che indosso sopra calzini neri e argentati per riprendere il tema del maglione. Per terminare uso una borsa bianca. Un look vintage, semplice ed efficace. Un'altra fantasia tipicamente natalizia o invernale è sicuramente la stampa scozzese, soprattutto in rosso o bianco e rosso. In questo caso la utilizzo abbinandola però a un colore inaspettato, e cioè il marrone. Abbino la gonna rossa e marrone a un top in velluto con scollo a cuore e poi cospargo l'outfit di altri elementi rossi e marroni per creare coesione cromatica. Outfit natalizio si cambia completamente registro con un look bianco che ha l'intenzione di ricordare i fiocchi di neve, con un vestito in lana bianco e azzurro con fantasia a righe e altri elementi bianchi come gli stivali, i collant, gli orecchini e la borsa. Ed ecco il primo look di Capodanno dove gioco con il pizzo della gonna nera e il velluto blu del body che diventa ancora più festivo con i grandi brillantini incastonati sul davanti. Per rifinire il look utilizzo una collana con elementi iridescenti, una borsa vintage blu scuro e scarpe con il tacco nere. Rimaniamo ancora sul tema del velluto con un outfit da Capodanno casual, ma che non perde la sua voglia di festeggiare. Il body blu scuro viene abbinato al velluto nero dei pantaloni e del bolerino. Per un tocco elegante aggiungo anche le scarpe a punta con tacco e una borsa baguette nera. In questo outfit riutilizzo i pantaloni di velluto nero ma li abbino a un top decisamente extra e luccicante. Si tratta di un top con paillette nero con un grande cuore viola al centro e brillantini azzurro chiaro che portano un po' di colore anche nell'anno nuovo. Abbino i brillantini a un paio di orecchini decisamente eccessivi che richiamano sia il colore che la forma dei brillantini sul top. Per finire aggiungo un paio di scarpe basse a punta e una borsa baguette nera. Thank you.
seguendo il tema del luccichio anche in questo outfit, con il top brillante blu e la minigonna nera, che ho stratificato sopra una gonna più lunga trasparente, sempre nera. Per aggiungere altri elementi festivi aggiungo del pizzo nero sulle braccia, orecchini azzurri e argento brillanti, una pochette nera e un paio di scarpe con il tacco scamosciate blu. E per terminare la serie con un outfit semplice ma efficace, ecco questo outfit con un vestito nero lungo con diverse trasparenze e pizzo, veramente perfetto per l'ultima notte dell'anno. Un vestito che può essere abbinato in diversi modi e qui decido di indossarlo con scarpe nere con il tacco molto particolari, orecchini divertenti che riprendono la forma di un gatto nero e una pochette nera. Il tutto per smorzare leggermente l'eleganza dell'outfit. Come sempre mi sono divertita tantissimo a creare questi outfit, appunto sono stati un po' degli outfit creati sul momento, non so sinceramente ancora che cosa indosserò, ma sarà un mix di queste cose. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento, fatemi sapere qual è il vostro outfit preferito, oppure una cosa ancora più interessante, vorrei proprio sapere se avete già pensato all'outfit che indosserete a Natale e a Capodanno, quindi fatemi sapere che cosa indosserete se lo sapete. Se vi interessano gli argomenti di vestiti usati in moda sostenibile e stile personale, vi invito a iscrivervi al canale. Io al momento pubblico ogni 4 giorni, quindi ci vediamo non so bene quando, ve lo metto qui in sovraimpressione. Ci vediamo prestissimo, vi mando un grande bacio e un grande abbraccio.